Dal tempietto votivo del Dos della Lumaga che domina i tetti della città è venuto il risveglio di Morbegno con le note dell'orchestra Antonio Vivaldi diretta dal maestro Lorenzo Passerini, un luogo simbolo eretto dagli alpini reduci di Russia in ricordo dei caduti delle due guerre mondiali per fare da cornice ad un'esperienza unica che tantissimi morbegnesi hanno scelto di vivere in prima persona. Gli spettatori, presente anche il vice sindaco, Maria Cristina Bertarelli, hanno gremito gli spazi all'aperto allestiti dagli alpini per il concerto e atteso i primi raggi del sole in un'atmosfera raccolta e di forte emozione, in un silenzio rispettoso, interrotto solo dagli applausi scroscianti al termine di ogni appassionata esecuzione della Vivaldi. L'esperimento musicale è riuscito, quello emozionale ha stupito. Con questa esibizione all'alba, che ha rappresentato una prima assoluta per la città di Morbegno, l'orchestra Vivaldi ha chiuso la stagione estiva. Dalla stessa città partirà lunedì 13 settembre la stagione sinfonica della Vivaldi e degli Amici della Musica di Sondalo. In cartellone all'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno ci sarà Pierino e il Lupo. Al termine del concerto, dopo la colazione preparata dagli alpini morbegnesi, è stata inaugurata la nuova rampa di accesso pedonale al Tempietto dei Caduti, realizzata nei mesi scorsi dalle Penne Nere per rendere più accessibile il luogo votivo.